deep underground the Jelly Belly Factory, BB is in her secret laboratory creating the weird and wild flavors of Bean Boozled. I've done it again! Is it pomegranate or old bandage? Dare to compare. Bean Boozled, 6th edition. Are you brave enough? Pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ed eccoci nuovamente insieme. Dove ci porterà oggi la musica? Beh, ve lo diremo subito. Andremo a metà degli anni 80, esattamente quando uscì un album che ebbe un notevole successo nell'immediato e che oggi viene ancora più rivalutato. Stiamo parlando di The Joshua Tree degli U2, che secondo un recente sondaggio è risultato il miglior album di tutti gli anni 80. La ricerca è stata condotta dalla BBC Radio 2 tra i propri ascoltatori in previsione del National Album Day, che è stato celebrato il 10 ottobre e che ha premiato appunto il disco della formazione inglese. Al secondo posto si è piazzato Brothers in Arms dei Dire Straits, mentre sul terzo gradino del podio troviamo The Stone Roses, eponimo album della band di Manchester. Quarta posizione poi al leggendario Thriller di Michael Jackson. Ma torniamo a The Joshua Tree. Fu pubblicato il 9 marzo del 1987 e l'album è stato recentemente ricordato da The Edge con queste parole: è un album che ha cambiato tutto per noi come band. Fu composto a metà degli anni 80, durante l'era Reagan-Thatcher, un periodo condizionato da molti disordini, e in un certo senso ci sembra di essere tornati a quel periodo. La politica è ancora così polarizzata. Abbiamo avuto il privilegio di suonare The Joshua Tree al vivo in tutto il mondo negli ultimi anni ed è quasi come se questo avesse chiuso un cerchio. Siamo ancora stupiti che la gente sia ancora così legata a queste canzoni, notte dopo notte, anno dopo anno. Prima di selezionare per voi un singolo su cui soffermarci e poi gustare insieme naturalmente all'ascolto, ecco per curiosità gli album che chiudono la top 10. Dunque al quinto posto i Guns N' Roses, Appetite for Destruction, e poi al sesto The Human League con Dare, The Smiths con The Queen Is Dead al settimo posto, mentre le ultime tre posizioni della top 10 vanno a Paul Simon con Graceland, ABC The Lexicon of Love e poi Prince con Purple Rain. Tornando a The Joshua Tree, è già considerato il migliore della band, ma ha anche vinto il premio come album dell'anno alla cerimonia dei Grammy Awards del 1988 e occupa la posizione 26 nella lista dei 500 migliori album secondo la rivista Rolling Stone. Diciamo che la particolarità delle sonorità nasce dalla visitazione da parte degli U2 naturalmente dei generi del blues, del country e del gospel. Non a caso arriva anche dopo l'amicizia con Bob Dylan, Van Morrison e Keith Richards, questi ultimi che spingono la formazione anche verso il rock. A spiegare l'obiettivo del disco era stato lo stesso Bono, leader della band, ossia smantellare la mitologia dell'America. Va ricordato infatti che il titolo fa riferimento alla Yucca brevifolia, un albero appunto detto di Joshua, cioè di Giosuè in inglese, piantata soprattutto nell'ovest e nel sud-ovest degli Stati Uniti, tra California, Arizona, ma anche Utah e Nevada. Nel disco si contrappongono l'antipatia da un lato verso gli Stati Uniti, compresa la rabbia appunto per la politica estera dell'amministrazione Reagan in America Centrale, e il fascino profondo della campagna americana, gli spazi immensi, la libertà e ciò che rappresenta. La band in qualche modo ha voluto un tipo di musica che desse quasi, che facesse da colonna sonora per una location ideale, quasi cinematografica. La musica e le parole sono disegnate sull'immaginario che è creato proprio dalle opere degli scrittori statunitensi più conosciute dagli U2. Secondo Bono, l'album è ispirato e influenzato più dalla geografia che dalla gente, insomma, americana. Noi abbiamo scelto per voi Bullet, The Blue Sky, è la quarta canzone che ha tratto ispirazione dai viaggi svolti da Bono in El Salvador e in Nicaragua.
Interessandosi della storia di questi paesi, l'autore decise infatti di comporre un brano che era soprattutto di denuncia sociale contro la politica estera operata dagli Stati Uniti in questa zona dell'America centrale. E infatti durante l'amministrazione Reagan si promosse una politica soprattutto basata sul finanziamento dei gruppi paramilitari che dovevano destabilizzare queste aree, e Bono rimase colpito dalle violenze contro i contadini locali. Prima di ascoltarla ricordiamo infine che l'album ha venduto circa 28 milioni di copie in tutto il mondo, oltre 10 milioni di copie solo negli Stati Uniti, e rappresenta il più grande successo di vendite della band. Nel 2014 è stato anche inserito nella National Recording Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti d'America, in quanto culturalmente, storicamente ed esteticamente significativo. Underground, the Jelly Belly Factory. BB is in her secret laboratory, creating the weird and wild flavors of Bean Boozled. I've got an idea! Is it pomegranate or old bandage? Dare to compare. Bean Boozled, 6th edition. Are you brave enough? Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.